Nello scorso video abbiamo caratterizzato e abbiamo visto a che cosa è uguale il flusso del campo elettrico e abbiamo visto quella formula dell'integrale. Ora, in questa lezione, iniziamo a dimostrare il teorema di Gauss. Quindi, teorema di Gauss. Con il teorema di Gauss, quell'integrale che abbiamo visto sarà uguale ad una certa quantità che vedremo dopo la dimostrazione. Quindi non faccio prima l'enunciato e poi lo dimostro, ma faccio la dimostrazione e poi andiamo a, tramite la dimostrazione, a ricavare la formula generale, che ci dà un legame tra quell'integrale e un'altra formula che è molto semplice. Prima di continuare, volevo ricordarvi che per l'ennesima volta, perché alcuni magari non hanno visto soltanto questo video, volevo ricordarvi che ho creato un gruppo su Facebook. Questo gruppo vi consiglio di iscrivervi perché qui potrete fare domande, mettere esercizi, parlare, eccetera. Questo gruppo è l'indirizzo di questo gruppo, potete trovarlo o nella descrizione del canale di YouTube oppure nell'home page. In alto a destra vedrete un quadratino con il simbolo di Facebook. Cliccate lì e vi porterà sul canale. Quindi vi consiglio di sul gruppo, quindi vi consiglio di iscrivervi. Ok, teorema di Gauss. Il teorema di Gauss ci permette di vedere a quanto è uguale il flusso su una superficie chiusa. Attenzione, S è chiusa, quindi le superfici sono chiuse, altrimenti questo teorema non vale. Ok, questo teorema è suddiviso in tre parti: 1, 2, 3, e dobbiamo vederle tutte. Perché è diviso in tre parti? Perché cosa abbiamo visto? Che le sorgenti e i pozzi del campo elettrico, quindi quelle che creano un flusso diverso da zero o lo mandano a zero, sono le cariche, positiva o negativa. Ora, se consideriamo una superficie chiusa, per esempio fatta così, questa è S, cosa può succedere? Può succedere che, per esempio, abbiamo una carica qui, una carica qui, oppure può succedere che abbiamo una carica qui, qui, oppure può succedere che abbiamo sia cariche interne che cariche esterne. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che il flusso dipenderà sia dalle cariche interne e sia dalle cariche esterne. Nel senso che per il momento non possiamo escludere nessun contributo, perché questa è la dimostrazione di un teorema, quindi dobbiamo vedere tutti i casi possibili. Quindi perché è suddiviso in tre casi? Perché il primo caso sarà il caso in cui nella superficie avremo una carica. Una carica interna, interna ad S. Quindi il primo caso, che è il più semplice, andremo a vedere a quanto è uguale il flusso quando abbiamo una carica interna nella superficie. Quindi abbiamo una sola carica. Poi il secondo caso è quando abbiamo una carica esterna. E poi il caso generale, che ci darà la formula finale, è il caso in cui abbiamo un tot numero di, quindi n cariche esterne e n cariche interne ad S. Quindi è diviso in tre parti perché nella prima parte andiamo a vedere cosa succede quando la carica è interna ad S, quindi cosa succede al flusso. Poi andiamo a vedere cosa succede al flusso se la carica è esterna e quindi non ci sono cariche interne. E poi andiamo a vedere cosa succede nel caso generale in cui abbiamo n cariche esterne alla superficie ed n cariche interne. Così sembra, detto così sembra facile, ma in realtà la dimostrazione è molto lunga e va capita. Quindi adesso andiamo a vedere il primo caso. Quindi il caso di una carica interna ad S. Quindi, come facciamo? Consideriamo una superficie chiusa. Attenzione che le superfici nel teorema di Gauss sono chiuse.
Quindi consideriamo una superficie qualsiasi chiusa, S. E cosa possiamo dire? Dobbiamo calcolare, quindi abbiamo qui abbiamo una carica, Q, chiamiamola Q, il segno non ci interessa per il momento, quindi una carica o positiva o negativa, ne abbiamo una sola. All'esterno non c'è niente, non ci sono altre cariche, all'interno non ce ne sono altre, c'è solo questa. Mettiamo l'origine qui, per esempio. E cosa possiamo fare? Dobbiamo andare a calcolare il flusso del campo elettrico. Il flusso attraverso la superficie del campo elettrico. Ah, intanto perché ha senso calcolare il flusso? Perché il campo elettrico esiste. Esiste perché c'è la carica. La carica, come abbiamo già visto, essendo una carica puntiforme, genera un campo elettrico in tutti i punti circostanti alla carica stessa. Ora, questa che cosa è uguale? Uguale all'integrale, questa è la formula, l'abbiamo visto, del campo elettrico scalare n ds. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un pezzetto, è sempre la solita storia, prendiamo un pezzetto ds, prendiamo la normale a questo ds, questa è la normale, prendiamo il campo elettrico, che è diretto così, dovuto alla carica Q grande, in questo punto dove si trova ds. Di questa ds. Poi cosa facciamo? Prendiamo il vettore posizione della carica Q del ds rispetto all'origine, quindi rispetto alla carica Q grande. Prendiamo il versore con R. E cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che dobbiamo svolgere questa formula qui. Il campo elettrico è quello di una carica puntiforme, quindi è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon con 0 Q grande diviso R al quadrato, che è il modulo al quadrato del vettore R, che è la distanza, per il versore con R. E con R è questo versore qui. Quindi E con R è il versore che va dall'origine, quindi dalla carica, al punto in cui vogliamo calcolare il campo elettrico, come al solito. Ora, svolgiamo questi passaggi. Quindi andiamo a mettere questa formula qui dentro qui. Quindi cosa otteniamo? Che il flusso è uguale integrale attraverso la superficie di 1 su 4 pi greco epsilon con 0 Q grande diviso R al quadrato. Il prodotto, dobbiamo fare il prodotto scalare con N, ma il prodotto scalare si fa tra i versori. Quindi E con R scalare N ds. Ora andiamo a fare questo prodotto scalare, cioè a quanto è uguale il prodotto scalare tra E con R ed N. Ovviamente è quest'angolo, disegniamo quest'angolo qui teta, che è l'angolo che c'è tra il campo elettrico e la normale. Ovviamente il campo elettrico ha la stessa direzione di E con R. Quindi questa che cosa è uguale? Prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo. Ora sono due versori, quindi i moduli sono uguali a 1 e quindi questo è uguale a coseno di teta, perché è l'angolo compreso tra E con R ed N. Quindi qui andiamo a mettere coseno di teta. Quindi uguale. Ora, qui la variabile di integrazione è ds. Quindi ci chiediamo quali sono le costanti? Quali sono i termini costanti? Ora, se prendiamo un pezzetto di superficie diverso, la carica non cambia, perché la carica rimane sempre quella. 1 su 4 pi greco non è meno, 1 su 4 pi greco epsilon con 0 Q, sono costanti, quindi li portiamo fuori. Cosa succede ad R? Ovviamente R cambia, perché se prendiamo questo pezzetto qui, R è diverso, vedete? È diverso sia in modulo che in direzione, quindi R non può essere portato fuori, quindi rimane integrale di S. Ora, qui abbiamo il coseno di teta, perché entra in scena il coseno di teta. Ora cosa succede a teta? Teta cambia pure. Perché? Perché se cambiamo R, ovviamente cambia anche il coseno dell'angolo, perché in generale cambia la direzione, quindi l'angolo formato è diverso. Quindi qui abbiamo coseno di teta ds diviso R al quadrato. Viene in questo modo. Ora dobbiamo vedere che cos'è questo termine qui? E qui entra in scena il concetto di angolo solido.
Allora, intanto pulisco tutto il foglio e vi riscrivo la formula. Quindi, puliamo il foglio. Siamo ancora al primo caso, cioè stiamo verificando a quanto è uguale nel primo caso il flusso, cioè quanto è uguale il flusso se esiste una carica nella superficie. Quindi, abbiamo visto che il flusso è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon con 0 q grande integrale attraverso la superficie di 1 diviso r al quadrato coseno di teta ds. Vogliamo vedere a quanto è uguale questa cosa qui. Ora andiamo a fare il nostro disegno, cioè andiamo a disegnare il nostro pezzetto infinitesimo di superficie, cioè il nostro ds, però lo disegniamo di traverso, cioè lo disegniamo di taglio. Cioè se lo disegniamo di taglio ci viene una cosa di questo tipo. Ovviamente l'ho ingrandita per vedere meglio il disegno. Cioè questo qui è ds. Ds visto di taglio. Cioè se ruotiamo il ds, di taglio viene una linea. Si vede una linea, quindi in questo modo. E cosa facciamo? Prendiamo la carica. Abbiamo la carica in un certo punto Q. È la carica che c'è all'interno della superficie. E cosa andiamo a fare? Andiamo a... andiamo a tracciare il campo elettrico, quindi il campo elettrico è diretto in questo modo, quindi questo è il campo elettrico generato dalla carica, questa è la normale alla superficie, N, la normale in questo punto qui, e questo ovviamente è l'angolo, questo è l'angolo teta. L'angolo che c'è tra E ed N, lo abbiamo visto prima. Ora, che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la seguente cosa. Intanto il disegno non mi piace come l'ho fatto, ve lo rifaccio, perché questo è il passaggio più complicato e bisogna capirlo. Quindi il disegno va rifatto. In realtà conviene continuare nel prossimo video. Sostanzialmente vi ripeto cosa stiamo facendo. Qui questa formula qui è uscita dal fatto che il campo elettrico generato è quello di una carica puntiforme, quindi ci veniva in questo modo. Ora dobbiamo vedere a che cosa è uguale questo termine qui, questo termine dentro l'integrale.